Uno spazio culturale, Spazio Bianco, che non è la prima volta si apre alla solidarietà e lo fa con degli artisti che hanno prodotto in vista del Natale opere da regalare o regalarsi per il proprio piacere, ma anche per essere solidali. Ed è stato un successo di pubblico e di raccolta fondi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti gli artisti, perché sono naturalmente indispensabili, ma se voi non aveste comprato, naturalmente non arriverebbe nulla. Questa è un'ottima iniziativa, è un mercatino di Natale, definiamolo così, dove in molti hanno prestato la propria opera per creare questi oggetti che rispondono un po' al momento natalizio. Noi siamo stati invitati come associazione insieme a Madre Esther di Pineto e siamo le due associazioni che saranno beneficiarie di questa raccolta fondi. Ma, insomma, da quello che si vede c'è già molta gente, il locale è molto apprezzato a Pescara e di conseguenza non possiamo fare altro che dire grazie a chi ci vuole bene, a chi ci chiama. La Casa Madre Esther, che storicamente da anni si occupa dell'accoglienza dell'infanzia abbandonata e maltrattata. In questa veste la Casa Madre Esther si è sempre impegnata a migliorare non soltanto le prassi ma anche la formazione dei propri operatori, a sensibilizzare il territorio e a qualificare sempre di più e meglio gli interventi che vengono pensati intorno ai bambini. Si è quindi partiti dal trattamento di forme di maltrattamento più conclamate fino ad arrivare a forme di maltrattamento anche emotivo, per le quali la Casa Madre Esther si spende moltissimo. Questi appuntamenti sono sempre grandi eventi, perché è solidarietà e noi come Comune di Pescara siamo sempre felici di dare solidarietà, soprattutto quando si parlano di associazioni che sono sempre presenti nel territorio. E quando la cultura incontra la solidarietà, penso che sia una grande bellezza e una grande emozione. Oggi pomeriggio ci ritroviamo qui alla presenza di tanti artisti che hanno messo a disposizione la loro opera per la solidarietà, e quindi da assessore alla cultura impegnata comunque nel ricercare la bellezza per la città di Pescara, penso che sia un gran momento, e per questo ringrazio Gisella Bianco che come al solito ha fatto confluire tanti artisti per la solidarietà. Chiaramente avete fatto acquisti? Chiaramente sì. Vedere?